con il capo di compartimento di Bologna siamo riusciti a definire il comodato completo degli edifici inerenti alla stazione ferroviaria di Ghiare. Quindi come comune avremo tutto l'edificio della stazione, avremo il magazzino, alcuni altri locali e addirittura, che mi fa molto piacere perché è una cosa rara, il deposito dell'acqua che speriamo in qualche modo di utilizzare. Adesso con le persone di Ghiare, con la cooperativa di comunità, con altri volontari cercheremo di utilizzarli al meglio. Non devono avere scopo di lucro, però ovviamente possono essere gestiti come circolo, come club, con una funzione che possa portare economia a questo paese di Ghiare, soprattutto che possa utilizzare dei beni pubblici e quindi dare una buona immagine del pubblico ai cittadini che pagano le tasse e anche trovare quelle iniziative che possono accrescere l'economia delle nostre zone che ne abbiamo molto bisogno. C'è da tenere presente che Ghiare deve tornare a svolgere quel ruolo di imbuto di tutta la Val Taro e che quindi ci possono essere anche dei servizi particolari che sono in uso per tutti quelli che vengono dalla Val Taro e sappiamo che qua, grazie alla circonvallazione, al casello dell'autostrada, alla ferrovia, ci sono molte persone. Speriamo di accrescere anche il cicloturismo e in questa direzione stiamo cercando di coinvolgere l'assessore Donini, l'assessore regionale Donini Raffaele e anche le ferrovie austriache che hanno più sensibilità nei confronti del cicloturismo, perché siamo sulla direttiva più bella della Tibre cosiddetta dolce e insieme agli altri colleghi sindaci stiamo anche per ottenere, speriamo di essere in grado di utilizzarne, tutto il vecchio tratto della ferrovia Pontremolese da Fornovo sino a Borgo Taro, i vecchi tratti, e avere quindi la possibilità di fare in diverse località la pista ciclabile e vorremmo collegarla con la pista ciclabile di Fornovo, di Collecchio, arrivare sino a Parma e da Parma poi arrivare sul Po, quindi avere il Tibre dolce, sapendo che ci sono milioni di persone in Nord Europa che già in primavera considerano l'Italia un paese caldo dove poter passare le vacanze se hanno la possibilità di utilizzare la bicicletta, di vedere dei bei paesaggi, dei bei luoghi, delle situazioni ambientali curate con un'ottima cucina, proprio com'è la Val Taro.